Tutti i depositi maxati, capienza massima dei nostri depositi 20 milioni, 20 milioni. Una capienza capacitiva. Mi sa che tra poco tilterò male e farò una strage. Ma vi rendete conto? To, prendo il tuo schifoso Elisir, così sei contento. To, ragazzi, qua potrebbe scapparci il Trist, sono quasi 30 coppe se tripliamo qua. Andiamo a gemmare. 3, 2, 1. Hey, bentornati su Clash of Clans e bentornati con un nuovo video di Cotte Maxato. Oggi, signori, andiamo a completare quello che è l'ultimo deposito di Elisir, dei 4 di Elisir e dei 4 di oro. Insomma, raggiungiamo finalmente tutti i depositi maxati al nuovo livello 15 e la nuova capacità massima di stoccaggio delle risorse, che è pari a un 40 milioni solo dei depositi di oro Elisir. Pensate che cacchio di roba. Ragazzi, prima di lasciarvi al video, come sempre vi ricordo un bel mi piace, l'iscrizione al canale è importantissima e il codice FR che potete inserire nello shop di Clash of Clans facilmente prima di shoppare il puzzle, le gem, un'offerta, qualsiasi cosa, vi dà la possibilità di supportarmi. Mi raccomando ragazzi, inseritelo sempre. Detto questo, non ci vediamo in chiacchiere e vi lascio al video. Questa mattina ho aperto Clans e mi sono trovato questa robetta qua, ragazzi. Adesso apro Clans veramente, se ce la faccio con calma, e vi faccio vedere un pochettino come stiamo messi. Allora, tra un'ora e 17 minuti finisce una bomba e abbiamo già un builder libero. Builder libero perché, ragazzi, guardate un pochettino qua. Ebbene sì, abbiamo finito tutti i depositi al livello 15. Vabbè, a parte quello di Elisir nero, che quello era già maxato, ma al livello... Che livello era il deposito nero? A livello 9. Quindi, insomma, gli upgrade tornano a essere pochi pochetti. Ripeto, tra poco mi finisce anche una bombetta, se non sbaglio. Quindi dobbiamo metterci sotto, non solo piazzare un upgrade, ma essere pronti anche per il prossimo che ci sarà tra un'ora. Allora raga, deposito di Elisir nero, mettiamolo pure via. Cosa facciamo oggi? Facciamo, allora, innanzitutto possiamo andare a togliere tutti i depositi. Guardate che benessere. Oh yes, completa più tardi, tutti i depositi maxati, capienza massima dei nostri depositi 20 milioni, 20 milioni. Una capienza capacitiva. Allora, abbiamo già un buon numero di risorse, da dire la verità, e nella tesoreria abbiamo ancora qualcosina. Quindi io direi che con loro easy peasy, se ci facciamo un attacco, ci piazziamo l'ultima capanna del costruttore da fare a livello 3. Per il resto, con l'elisir potremmo piazzare... l'ideale sarebbe un gran sorvegliante. L'ideale. Però capite bene che un gran sorvegliante, ragazzi, ok che risparmio a piazzarlo adesso, però comunque rimango poi 6 giorni senza sorvegliante. Ok che devo andare in vacanza, però non così tanto, cioè non mi sembra un po' esagerato. Pigliamoci queste risorsine qua. Con l'elisir bisogna inventarsi qualcos'altro. Diciamo che in linea di massima l'elisir, comunque, a parte il gran sorvegliante, ora non possiamo più... Ah, è vero! Il gran sorvegliante è l'unico upgrade che possiamo fare con l'elisir, ragazzi. Quindi l'elisir ce lo teniamo, perché tra l'altro tra un giorno si libera anche il laboratorio. Però ragazzi, attenzione, perché a breve con l'elisir potremo fare solamente più le mura. A breve, oddio, bisogna maxare un gran sorvegliante prima. Però insomma, cosa da non sottovalutare. Tra l'altro, a proposito di mura, fermati prima di dimenticarsi, facciamo un salto anche su Red Fer. Andiamo a prenderci un attimino tutta la faccenda qua che ci sta, perfetto. Vediamo un attimino anche qua se ci sta qualcosa, penso di no, infatti. E con ste risorsine, vabbè, a parte che ci andiamo a togliere un po' di ostacoli, che insomma sembra tutte le volte che qua bisogna chiamare proprio il giardiniere, e andiamo a piazzarci un po' di muretti. Eravamo rimasti qua, quindi vai a bomba, un muretto, due muretti, tre muretti con loro, poi ancora un muretto con... Andiamo a fare la curva o finiamo l'angolino? Finiamo la curva, facciamo così, 4, 5 e basta ferre, basta, non esagerare, facciamo così, andiamo avanti a togliere un po' di robetta, così ci facciamo pure un po' di gemme. Sto account qua, più gemme che non so. Ok, ma è gemmato su sto account, ragazzi. Tutto farming, guardate che roba, che spettacolo. Pigliamo tutto anche di qua, mettiamo il primo upgrade che capita, vai. Così. Torniamo sul main tranquillamente. Devi fare la CVL, ti serve. Terminata, dobbiamo scatenarne una. E a me non riesco a starci dietro la CVL, però ragazzi, volevo maxarmi ancora un po'. Allora io direi che ci iniziamo a fare un attacchino easy peasy. Allora un altro lì col deposito lì. Ragazzi, mi sa che tra poco tilterò male e farò una strage. Ma vi rendete conto? Prendo il tuo schifoso Elisir, così sei contento. Portiamoci a casa
casa sti 4 e 4. Faccio una strage, io ve l'ho detto, faccio una strage. Bello questo. Ma sai che non mi dispiace questo. C'ha tra l'altro un sacco di torri dell'arciere in upgrade. Ok, c'ha pure un po' di roba tosta nel castello del clan. Ok, facciamo così. E facciamo così. Perfetto. Andiamo a dare una ghiacciatina? No, secondo me non serve cheat. Sbam. Ok, gestito tutto. Va bene. Ottimo start. Andiamo pure con un'altra Mongols. Ok, con calma. Dove vai, zia? Mettiamo la campionessa subito prima di fare delle cavolate. Andiamo a gelare. Eccola, che arriva una hit, due hit e tre hit. Ai. Ok, andiamo a buttarci qua un po' di spaccamurs. No, serve un po' più di potenza. Ok. Ma non entra la zia. Se non entri, zia, è un casino, eh. Gela tutto. E non serve. Andiamo pure con una bella cosetta di qua. Mettiamoci pure qua un po' di robetta. Ok. E partiamo qua così con i miner a manetta. Abilità del King, bomba. Ok. Non ci possiamo lamentare. Possiamo partire così anche. Sì, non è male. Andiamo a gelare, però qua che è pericolosissimo. Pericolosissimo. Attenzione al gran sorvegliante. Ci sta qua una cura tutta la life. Una gelo lì tutta la life. Ok. Un'altra bella. No! Mannaggia! Che rischio. Ragazzi, mi sa lì che la regina. Ok, buona. Abilitiamo la regina. Qua mi sa, raga, che sono un attimino di cavoletti di Bruxelles. Ok, veloce. Buona per il gufetto. Buona per il gufetto che si ciuppa il nero. Vai, ciuppati tutto l'elisir nero, ciccio. Aia. Guarda come incassa il gufetto. Grande gufo. Sì, va bene. Quello che riesce a fare, va bene. La furia la teniamo a sto punto, ragazzi. Ci ha avanzato una furia. Onesto. Va bene. Attacco è buono, tutto sommato. Non ci possiamo lamentare. Richiediamo tutto. Abbiamo una furia in più. La togliamo, infatti. E abbiamo tutto, addestriamo again. Ok, allora io direi che i 10 milioni di oro ce li ho. Me li vado un pochettino a spendere tutti, ma sinceramente anche sì. Faccio un boost nel frattempo, ok, perché voglio fare ancora un attacco. Nel frattempo, prima di fare l'upgrade, lo facciamo poi dopo, faccio un salto sul notturno, perché anche qui in realtà potrei piazzare qualcosa. Quindi inizio a fare così, fare l'attacco, vediamo un pochettino cosa ci salta su. Vediamo un po'. Sai che questo non mi piace per niente. Facciamo così, dobbiamo togliere un po' di strutture che male non fanno. Cioè, fanno male a noi proprio in realtà. Ok, pronti a partire con le mongolfiere. Belle larghe, mi raccomando. Ok, partiamo così. Lasciamo avanzare il tutto. Si stanno centrando un pochettino troppo le mongolfiere, ma va bene, lo accettiamo. Andiamo a toglierci il bellissimo. Ottimo. Va bene così. Non ci lamentiamo. Così il municipio se lo dovrebbero prendere easy. Abbiamo ancora tre cosettini. Possiamo fare una robetta del genere. Abita dalla macchina da war subito. Ok, qua facciamo così con gli sgherri che danno una mano a una macchinina. Ok, e via. Gestiamo subito tutto. Va bene, buono, buonissimo. Ok, vediamo di abilitare la macchinina. Ok, c'è una zanzara che mi gira intorno. Vuoi il mio sangue, zanzara? Non mi avrai, zanzara. Ok, abbiamo fatto un 70. Non è male. Vittoria, ragazzi. Sì, non è male. Ci sta. Possiamo fare un upgrade? Sì. Possiamo piazzare dei fantastici o glider. O possiamo maxare il pecca anche. 364. Se facciamo tutti gli attacchi. 150. Se faccio tutti gli attacchi dovrei arrivarci. Faccio un taglio. Rieccoci qua. Buonissimo, ragazzi. Buonissimo. Eccoci qua. Abbiamo 3.975.000. Abbiamo tolto tutti quanti gli ostacoli, se non erro, infatti. Ci manca poco per piazzare anche i petardi, ma non riusciamo. Quindi andiamo semplicemente a piazzare il peccone maxato. Andiamo a maxare il super pecca, ragazzi. 3, 2, 1 e... vai, eccolo qua, super pecca in maxaggio, ragazzi. Andiamo pure a boostare il tutto e voilà, perfetto. Torniamo sul main e andiamo a fare l'attacchino, ragazzi, conclusivo, vai. Ok, allora qua abbiamo subito uno col deposito lì facile da prendere, ma noi lo skippiamo, ma il prossimo episodio non sarò responsabile delle mie azioni contro questa gente. Andiamo pure avanti ancora, skippiamo. Ok, buono questo, ragazzi. Ragazzi, guarda quanta roba c'è nel grid qui oltretutto. Questo è mio, ragazzi. Andiamo così, aspettiamo un attimo che rompa. Ok, vai con calma, sì. Reginella,
Mongolfiera, guaritori, sì. Reginella, ma non mi andare di lì che ti stiamo prendendo il muro. Ma dimmi te questa che cacchio va a fare. Ok, va bene, torniamoci la Eagle. Va bene, va benissimo, benissimo, benissimo. Lasciamola walkare un attimino come si sente lei. Ok, ok, perfetto. Wait, 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 wait. Aspettiamo che entri in target, vai ora. Sì. Gestiamo la zia, andiamo pure così a fare l'apertura tattica, vai, sì. Ma tanto lei se ne sbatte, secondo me lì non va. Andiamo così, andiamo così. Teniamo d'occhio la regina, partiamo con i miner. La mongolfiera la mettiamo dietro. Partiamo anche perché no, con i doma. Partiamo anche con il gran sorvegliante. Andiamo pure qua con una bella furrietta sulla regina. Cura sui domatori. Ancora cura in avanti, no, aspettiamo un attimo. C'è ancora un miner da mettere. Pronti alla regina, pronti alla regina, pronti alla regina, pronti alla regina, furia per la regina ancora. Furia per la regina ancora, andiamo a mettere qua una bella corona. Ok, andiamo a girare tutto. Bellissimo, bellissimo qua, bellissimo. Andiamo a girare ancora una volta. Abilità del Grand Warden. Andiamo a girare ancora una volta pure qua. Ragazzi, che gestione. Che gestione da questa parte. Andiamo qua con un mine, cioè con un maghetto. Abbiamo degli scheletrini per caso ancora. Abbiamo qua una reginella. Ok, tutto gestibile, tutto gestibile. Abilità del King lì a spingere. Ragazzi, qua potrebbe scapparci il Triss. Sono quasi 30 coppe se tripliamo qua. Attenzione, abilità ora. Ottimo, killiamo la regina. Dai, zitti. Vai, tirami sto 30. Fammi sto 30, sì, sto 100. 30 è lode. Cosa vuol dire 30? 30 cosa? 30 cosa? Al massimo 100. 100%, dai. Su, 30 sono i secondi che mi mancano. Eccolo lì il centone. Eccolo qua il centone, ragazzi, che nell'episodio non poteva mancare. Guarda quante belle risorsine. Guarda quante belle coppettine. Tutto bello preciso, ragazzi. Tutto bello preciso. Molto, molto bene. Ripigliamoci un attimino tutto. E adesso andiamo con gli upgrade. Mercante, lei non mi regala niente. Vabbè, va bene, mercante. Faccia pure come si sente lei. Faccia come creda. Andiamo muy, muy rapidamente sulla capanna che vi dicevo prima. Eccola qua. 3, 2, 1 e... Bam! Eccola qua, la andiamo a piazzare assieme, ragazzi. E poi, e poi, e poi, e poi, pulente koi, come si dice qua da me in piemontese. No, volevo dire una cosa. Il pass finisce tra 14 ore. E qua ci mette ancora un giorno e 4 ore. Ma sai cosa ti dico? Che, data la situazione attuale del villaggio, io quelle 281 gemme non me le faccio scappare. Ma proprio, proprio no. Anche perché, con le risorse che ho attualmente, posso piazzarmi la mongolfiera. Quando dovesse scattare il pass, io vado a pagarla molto di più la mongolfiera. Ragazzi, andiamo a gemmare. 3, 2, 1 e 281 gemme. Le utilizziamo. Le gemme, anche se ottenute for free, sono fatte per essere spese e noi le abbiamo spese, ragazzi. Possiamo piazzare anche il mago, però il mago costa di meno, quindi andiamo a sfruttare meno lo sconto, come anche i cavalcadraghi, che per ora, come ora, non stiamo ancora utilizzando. Quindi andiamo pure con la mongolfiera. 3, 2, 1. Questo big upgrade. Bam! 2 settimane e 9 ore. Oltretutto, pure meno tempo ci mette. Perfetto, ottimo. Oltretutto, adesso, se andiamo a vedere sul nostro profilo, effettivamente tutte le pozioni, guardate un pochettino qualche storia, sono effettivamente tutte quante maxate. Ola, almeno siamo tutti quanti d'accordo. Iniziamo subito a farmare altre risorse, perché ovviamente domani troveremo la bomba libera. Quindi, ragazzi, ci becchiamo appunto con l'episodio di domani. Un bacio a tutti, grazie per il supporto e ciao belli.